La vera storia di Annelies Michel. Annelies Michel acconsentì alla richiesta della Madonna di soffrire per espiare i peccati degli uomini di chiesa e dei giovani tedeschi. Tale espiazione consistette nelle atroci sofferenze della possessione demoniaca, sofferenze che la portarono alla morte e che quindi fanno di lei una vera e propria martire. La storia di Annelies Michel ci trasporta nella realtà più buia e profonda della possessione diabolica. Questo caso tutt'oggi alimenta paure e incomprensioni, arrivando a dividere aspramente persino i membri della Chiesa Cattolica riguardo a ciò che è avvenuto, tra gli eretici o ignoranti e quelli rimasti nella sana dottrina. Ma coloro i quali furono presenti agli esorcismi, registrando e prendendo nota di quanto il demonio rivelava sotto costrizione divina, hanno lasciato a tutti noi una testimonianza che lascia spazio a ben pochi dubbi. La vicenda di Annelies Michel, ragazzina posseduta in espiazione dei peccati degli uomini di chiesa e dei giovani tedeschi, sconvolse l'opinione pubblica in maniera radicale ed ispirò per decenni a venire numerosi libri e pellicole cinematografiche. Ma cosa avvenne realmente e perché le rivelazioni del demonio furono pubblicate solo molti anni dopo la conclusione dell'esorcismo? Annelies Michel era la prima dei quattro figli di un falegname bavarese. Nacque in Germania il 21 settembre 1952. Più precisamente nella cittadina bavarese di Liebling, crebbe in una famiglia cattolica di stampo tradizionalista ed i suoi genitori, Josef e Anne Michel, furono molto premurosi nel farle ricevere un'adeguata istruzione religiosa. La sua fu un'adolescenza serena. Annelies era una ragazza solare, che amava trascorrere le giornate in compagnia e suonando l'accordion. Frequentava la chiesa locale e leggeva spesso le sacre scritture, recitava il rosario e seguiva incontri di preghiera. Tuttavia, in termini di salute, non godeva di forma perfetta e già in adolescenza sviluppò una malattia polmonare, motivo per il quale venne curata in un sanatorio per i malati di tubercolosi. Dopo il suo rilascio, continuò a studiare in un liceo, ma ben presto diverse convulsioni attribuite successivamente ad una rara forma di epilessia la costrinsero di nuovo ad interrompere il corso di studi. Durante i numerosi ricoveri, secondo quanto testimoniato dai dottori, la ragazza passava il tempo pregando costantemente e dedicandosi a rafforzare la sua fede e il suo rapporto spirituale con Dio. Probabilmente fu proprio in quei giorni che Annelies sviluppò il desiderio di divenire catechista. Nell'autunno del 1968, poco prima del suo 16° compleanno, la madre notò che alcune parti del corpo di sua figlia erano cresciute in maniera innaturale, le mani ed il torace. Il tutto senza alcun motivo spiegabile. Allo stesso tempo, Annelies iniziò a comportarsi in maniera strana. I primi sintomi che lasciavano intuire un'influenza malefica dietro alle più comuni malattie si manifestarono nel corso di un pellegrinaggio in Italia, a San Damiano Piacentino. Durante il viaggio in pullman, iniziò, tra lo stupore dei presenti, a parlare con voce maschile molto profonda, mentre una puzza insopportabile costringeva ad aprire i finestrini. Quando successivamente i pellegrini raggiunsero il santuario, la ragazza iniziò ad urlare numerose maledizioni e non riuscì ad entrare nella cappella perché sentiva il terreno bruciare sotto i suoi piedi. Tornati a casa, la notte incominciò a vedere volti demoniaci, a sentire un orribile fetore e molto spesso rimaneva paralizzata sul letto, senza riuscire a dire una sola parola.
Le sembrava d'esser sopraffatta da una forza sovrumana che la opprimeva, la incatenava, cercava di soffocarla. In quello stesso anno, Annelies finì il liceo e si iscrisse a pedagogia, dove si innamorò ricambiato di uno studente, Peter Imsel, che non la lasciò mai, nemmeno quando si rese conto che la sua ragazza era posseduta. Padre Renz, il sacerdote che la accompagnò in viaggio a Sant'Amiano Piacentino, e che sarà poi uno di quelli che la esorcizzerà, riferì successivamente che Annelies spesso veniva come strattonata da una potenza invisibile che la faceva roteare, sbattere contro i muri e cadere a terra con molta violenza. Verso la fine del 1973, i genitori, constatando la totale inefficacia delle cure mediche ed avendo il sospetto che si trattasse di possessione, si rivolsero al vescovo locale affinché autorizzasse un esorcista ad occuparsi di Annelies. La richiesta venne in un primo momento respinta e lo stesso vescovo invitò ad insistere con più approfonditi trattamenti medici. Tuttavia, nonostante il sottoporre la ragazza ai più importanti specialisti, la situazione degenerò ancora di più. Dopo aver constatato che Annelies nutriva una forte avversione per tutti gli oggetti religiosi, esibiva una forza fuori dal comune e sempre più spesso parlava in lingue arcaiche, aramaico, latino e greco antico. Nel settembre del 1975 il vescovo Joseph Stang decise di permettere a due sacerdoti, padre Ernest Hart e padre Arnold Renz, di esorcizzare Annelies Michel secondo il rituale Romanum del 1614. Durante il primo tentativo, eseguito rigorosamente secondo il rituale latino, i demoni, a sorpresa, iniziarono a parlare senza che fosse posta loro alcuna domanda. Padre Ernest colse l'occasione per tentare di conoscere il nome di questi spiriti maligni che opprimevano il corpo e la mente della povera fanciulla. Essi si presentarono con i nomi di Lucifero, Giuda, Hitler, Nerone, Caino, Legione e Flashman, che quest'ultimo destò stupore perché nessuno sapeva chi fosse. Poi, dopo qualche ricerca, si scoprì che Fleischmann era un sacerdote tedesco di Etleben, donnaiolo e ubriacone, che nel 1575 era stato condannato per aggressione ed omicidio. Le grandi sofferenze che Annelies era costretta a sopportare ebbero una rapida escalation, accompagnate dall'acutizzarsi delle manifestazioni diaboliche. Come riporterà padre Roth, gli occhi della ragazza erano divenuti completamente neri, aggrediva con terribile furia i propri fratelli, spezzava qualsiasi rosario che le si porgesse, si nutriva di scarafaggi e ragni, si strappava i vestiti, si arrampicava sui muri ed emetteva suoni mostruosi. Il suo viso e la testa erano pieni di lividi, il colore della pelle variava dal pallido al violaceo, i suoi occhi erano così gonfi che riusciva a malapena a vedere. I denti erano rotti e scheggiati dai suoi molteplici tentativi di mordere o mangiare le pareti della sua stanza. Il suo corpo divenne talmente tanto danneggiato che era difficile riconoscerla fisicamente. La ragazza, con il trascorrere del tempo, smise di cibarsi di qualunque altra sostanza all'infuori della Santa Eucaristia. Nonostante questa pesantissima croce, Annelies Michel, nei pochi momenti in cui aveva il controllo del proprio corpo, offriva di continuo sacrifici al Signore in espiazione dei peccati. Arrivò persino a dormire su un letto di pietre o sul pavimento in pieno inverno,
come penitenza per i sacerdoti ribelli ed i drogati. Tutto ciò, come confermato dalla madre e dal fidanzato, fu chiesto espressamente dalla Vergine Maria, la quale apparve alla ragazza mesi prima. La richiesta della Madonna. Vuoi fare penitenza per queste anime in modo che tante di queste persone non vadano all'inferno? Una domenica Annelies e Peter, il fidanzato, avevano deciso di andare a fare una passeggiata in una zona lontana da casa. Recatisi sul posto, le condizioni della ragazza peggiorarono improvvisamente e smise di camminare. Tale era il dolore. Proprio in quel momento Maria, la Madre di Dio, le apparve. Il fidanzato assistette incredulo al miracolo che gli si stava compiendo dinanzi. Annelise era divenuta raggiante, il dolore è scomparso e la ragazza era in estasi. Ella affermava che la Vergine stava camminando con loro ed aveva chiesto: Il mio cuore soffre molto perché tante anime vanno all'inferno. È necessario fare penitenza per i sacerdoti, per i giovani e per il vostro paese. Vuoi fare penitenza per queste anime in modo che tante di queste persone non vadano all'inferno? Annelies decise d'accettare, non del tutto conscia di quali e quante sofferenze avrebbe patito negli ultimi anni della sua vita. Tuttavia, a consolarla e a darle forza ci furono anche apparizioni di Gesù. Il fidanzato, tutt'oggi sconvolto per quanto accaduto successivamente, affermerà che in Annelies ha visto il Cristo sofferente, ha visto l'innocente che volontariamente si sacrifica per salvare gli altri. Attorno alla fine del 1975, padre Renzo e padre Alt, stupiti per la gravità della possessione, riuscirono ad ottenere i primi risultati scacciando alcuni dei diavoli. Essi riferivano che la Vergine Maria aveva promesso di intervenire per espellerli, seppur non tutti. Questo particolare fu ancora più evidente quando sia Flesherman che Lucifero, prima di uscire dal corpo della ragazza, furono costretti a recitare l'incip dell'Ave Maria. Tuttavia, i rimanenti, incitati più volte ad uscire dai sacerdoti, dissero: Vogliamo andarcene, ma non possiamo. La croce che Annelies Michel accettò di portare era destinata ad accompagnarlo sino al termine estremo della vita. Dopo 10 mesi e 65 esorcismi, il primo giorno di luglio del 1976, Annelies, come aveva predetto nelle sue lettere, morì come martire a solo 24 anni, stremata dalle precarie condizioni fisiche. L'autopsia sul corpo riscontrò la presenza delle stimmate, un ulteriore segno della sua personale sofferenza per la redenzione delle anime. Il clamore che scatenò questa vicenda fu tale che la magistratura decise di indagare i genitori, il parroco e l'altro prete per omicidio colposo. Il processo si concluse con la condanna a 6 mesi di reclusione per abbandono di incapace. Questo nonostante le numerose testimonianze che attestavano l'impossibilità di nutrire Annelies, la quale da tempo non riusciva ad ingerire altro cibo se non l'Eucaristia domenicale. E nonostante le diverse testimonianze che attestavano che la ragazza parlasse con voci maschili e diversificate, che manifestasse una sovrumana forza, che si esprimesse in aramaico e latino e greco antichi, che facesse a pezzi ogni oggetto sacro che vedeva, che avesse piaghe incurabili nei punti della passione, che dicesse di essere posseduta dallo spirito malvagio di un personaggio storico realmente esistito, ma di cui né lei né nessun altro aveva mai sentito parlare prima di allora. Infine, nonostante Annelies morì il giorno esatto che aveva predetto,
Il tribunale, composto da persone prive di fede, volle sentire solo il parere dei periti, cioè medici e psichiatri atei, e giudicò la ragazza semplicemente epilettica. In realtà, però, lei i farmaci per l'epilessia li prendeva perché il vescovo locale, prima di autorizzare l'esorcismo, si era assicurato che non si trattasse solo di un male fisico o psichico. L'esorcismo non si sostituì alle cure, bensì le affiancò perché la malata manifestava fenomeni che andavano ben oltre una normale, per quanto grave, malattia. Non ci fu nulla da fare, esorcista e genitori di lei vennero condannati, come ho già scritto, per abbandono di incapace, perché Annelise, quando morì, era così debilitata che pesava solo 30 kg. Il caso, come prevedibile, scatenò le solite pesanti accuse contro la Chiesa Cattolica, tanto che teologi e vescovi tedeschi, intimiditi, chiesero al Papa di rimuovere totalmente la figura dell'esorcista e del rituale dell'esorcismo. Questa richiesta, fortunatamente, fu ignorata dall'allora Papa Paolo VI. Ed il Vaticano si limitò a farsi consegnare l'intero dossier e tutto finì nel silenzio. Ma del caso di Annelise non si scordò il cinema che produsse L'esorcismo di Emily Rose nel 1999. Il tabù sul caso di Annelise Michel è durato per ben 20 anni, ovvero sino a quel giorno del 1997, nel quale le rivelazioni dei demoni che possedevano la ragazza vennero raccolte e pubblicate, rendendolo disponibile per il grande pubblico. Padre, non ho mai pensato che sarebbe stato così spaventoso. Ho voluto soffrire per altre persone, di modo che non finiscono all'inferno, ma non avrei mai pensato che sarebbe stato così spaventoso, così orribile. A volte si pensa soffrire è una cosa facile, ma diventa davvero difficile che non si riesce a fare neppure un singolo passo. È impossibile immaginare come possano forzare un essere umano, si riferisce ai demoni. Non hai più alcun controllo su te stesso, Annelise Michel, rivolgendosi a Padre Renz. Annelise Michel, grande martire e santa della nostra epoca, meriterebbe certamente di essere canonizzata, ma un iter di beatificazione dovrebbe riportare alla luce l'intera vicenda. E quale vescovo tedesco oggi, in un mondo sprofondato sempre di più nell'eresia, anche tra gli uomini di chiesa e nel peccato, avrebbe voglia di finire sotto ai riflettori per una storia di diavoli, possessioni diaboliche ed esorcismi? Ciò non toglie però che possiamo comunque chiedere ad Annelise Michel di intercedere per noi presso Dio affinché ci ottenga le grazie materiali e spirituali di cui abbiamo bisogno. Le rivelazioni del demonio durante gli esorcismi ad Annelise Michel. Sapete perché combatto così tanto io? Perché io fui precipitato proprio a causa degli uomini. Io, Lucifero, ero in cielo nel coro di Michele. L'esorcista, ma tu potresti essere tra i cherubini? Risposta, sì, io era anche questo. Giuda, me lo sono preso io, lui è dannato, quello si poteva salvare, ma non ha voluto seguire il Nazareno. I nemici della Chiesa sono nostri amici. Da noi non c'è ritorno. L'inferno è per tutta l'eternità. Nessuno torna indietro. Qui non c'è amore, c'è solo odio. Combattiamo sempre, ci combattiamo l'un l'altro. Gli uomini sono così bestievolmente stupidi, credono che dopo la morte sia finito tutto e non fanno nulla di ciò che è necessario per salvarsi. In questo secolo ci saranno tanti santi, come non ce ne sono mai stati, ma anche tanta gente viene da noi. Contro di voi ci scagliamo e potremmo ancora di più,
se non fossimo legati. Noi possiamo solo fino a dove arriva la catena. L'esorcista. Tu sei il colpevole di tutte le eresie. Risposta. Sì, e ne ho ancora tante da creare. La talare ormai non la indossa più nessuno. Questi modernisti delle chiese sono opera mia e mi appartengono tutti ormai. Quello laggiù, si riferiva a Papa Pio VI, quello solo tiene in piedi la Chiesa. Gli altri non lo seguono. Tutti adesso tirano fuori le zampe per prendere la comunione e neanche si inginocchiano più. Ah, opera mia! Di noi quasi nessuno parla più, neppure i sacerdoti. L'altare rivolto verso i fedeli è stata idea nostra. Sono tutti corso dietro agli evangelici, come meretrici. Cattolici hanno la vera dottrina e corrono dietro ai protestanti. Per ordine dell'Alta Dama devo dire che si deve pregare di più lo Spirito Santo. Voi dovete pregare molto, perché i castighi sono vicini. L'enciclica Umane Vita è importantissima e nessun prete può sposarsi, egli è sacerdote in eterno. Ovunque venga votata una legge a favore dell'aborto, tutto l'inferno è presente. L'aborto è omicidio sempre e comunque. L'anima negli embrioni non arriva alla visione beatifica di Dio, arriva lassù in cielo, si tratta del limbo, ma anche i bambini non nati possono essere battezzati. Peccato che il Sinodo, Concilio Vaticano II, sia finito. Ci ha rallegrato moltissimo. Tante ostie vengono profanate perché vengono date sulle mani. Non si rendono nemmeno conto. Il nuovo catechismo olandese l'ho scritto io, è tutto falsificato. Nota, il demonio fa riferimento alla congregazione che eliminò i riferimenti alla Trinità e all'inferno nel catechismo dei Paesi Bassi. Voi avete il potere di scacciarci, ma non lo fate più, non ci credete neppure. Se aveste idea di quanto è potente il rosario, è fortissimo contro Satana. Non voglio dirlo, ma sono costretto. Preghiera ad Annelise Michel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cara Annelise Michel, eletto fiore sofferente di Gesù Cristo, mi rivolgo a te con molta fiducia. Ti prego di implorare a Gesù la grazia di cui ho tanto bisogno, enunciare la grazia. Ti prego anche di concedermi la grazia di conoscere, amare e servire Dio in questa vita e di amare il prossimo come me stessa. Tutte le necessità della vita terrena devono restare al secondo posto nella mia vita. Tu, cara Annelise, all'età di 18 anni hai scritto in una lettera: io pongo Dio al primo posto nella mia vita. Anche per me Dio deve essere sempre al primo posto. Aiutami affinché io ami Dio al di sopra di ogni altra cosa, al fine di poter raggiungere il cielo, dove sarò pienamente felice in eterno, perché la mia vera patria è nel cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Gli uomini sono così bestialmente stupidi, credono che dopo la morte sia finito tutto e non fanno nulla di ciò che è necessario per salvarsi. L'ha detto Lucifero durante uno dei tanti esorcismi fatto a Annelise Michel. Ed ora vi faccio sentire un pezzo dell'esorcismo di Annelise Michel. Słychać było potężne westchnienie i nastała cisza. Na samym końcu przyszła kolej na Lucyfera. Wiesz, co masz... Il prete gli ordinava di pregare la Vergine Maria e lui non voleva. Nel momento in cui ha detto Ave Maria si sentì un silenzio e si calmò tutto. Ringraziamo questa ragazza che ha sofferto tanto e... preghiamola tanto, specialmente chi ha questi problemi, che lei sono certa interverrà e aiuterà tanti, perché questa è la sua missione. Che Dio vi benedica tutti e pregate tanto il Santo Rosario, sarà la nostra vittoria. Dio vi benedica.